avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti senti storie, questi sono grechi, sai? Grechi? Andiamo, dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'anticorpi che contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Mara? Andiamo giù. Maradona! Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo! Sì! Aspetti! Caro Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito. Riflo, pilota reale, ritornato con pallina. Mi ha dato un cazzotto in buca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, me fa uscire la cornuta in guardia. I like, la cara e vecchia paiga, sorry. Nella lancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Mon Amour, cacca dalla bocca, perché Mon Amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti senti storie, questi sono grechi, sempre. Grechi? Andiamo, dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'anticorpi che contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo! Sì! Aspetti! Caro Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito.
Triplo pilota reale ritornato con pallette. Ma dato un cazzotto in buca, me lo so guardato. Ho scudato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. High life, a cara e vecchia paiga, così. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Mon Amour, cacca da bocca, perché Mon Amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto a farlo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Svedese! Muovi! Ma dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Gli essenti sono i questi sono grechi, sempre. Grechi? No, forza, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico contro coglioni, ha capito? Io sono giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Chi? Ma? Mara? Mara, torniamo giù. Maradona! Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo! Sì! Aspetti! Caro Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla inglese, no? Come lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito! Triplo pilota reale ritornato con pallette. Ma dato un cazzotto in buca, me lo so guardato. Ho scudato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. High life, a cara e vecchia paiga, così. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Mon Amour, cacca da bocca, perché Mon Amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto a farlo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia? Buonasera a tutti, bentornati, benvenuti nel mio canale. Non rido perché ho, tra le altre cose, ho dovuto cacciare pure il gatto dalla sedia. Benvenuto Trist Adventure, grazie per il supporto, per la pubblicità. Purtroppo questi carichi de spot non dipendono dai padroni dei canali, ma da Twitch, che decide a suo modo e a suo piacere cosa e come fare. Ho scusato il lieve ritardo nell'inizio, ma purtroppo si sta scatenando il temporale, quindi ho dovuto chiudere in fretta e furia tutto il finestrame qua a casa prima di ricevere l'uragano in testa alla cagasa. Ciao Luca Tenser, io riprovo a fare SEO, ieri ci ho litigato un'ora pure prima con Stream Elements, non sono riuscito a rifarlo funzionare, ma non so se è colpa sua. Prova a fare qualche SEO, se no non lo so,
Non so, provo a ridisinstallarlo stasera. Trist Dancer stava a scrivere, pensa come sto. Mamma mia, sto finito. Non lo vorrei sapere. Parte la cosa qui, ma non è il link. Sta cosa mi sta veramente a rompere le palle. Niente, c'è niente da fare. Mo, vabbè. Se non so, so altrimenti show. Scusate, ma mi sono messo anche i cuffi, sono proprio l'ultimo di pirla. Eccomi. Potrebbero pure suonarmi il campanello perché sto aspettando il magnate dei gatti che non mi hanno ovviamente ancora portato. Però, è una cosa che non vi interessa questa, devo dire. Però se sono noi non mi vedete, è quello il motivo. Mi sa che devo cambiare il filtro di colori, ovviamente. Perché stavolta era cosa che gli dava fastidio. A Returnal. Tranquilli, non si vedrà così. Ecco qua. Il croccantino suona sempre due volte. Ma veramente ancora non ha suonato mai. Quello è il problema. Suonerà. Che dite? Noi l'altra volta qua avevamo, tra le altre cose, terminato l'avventura principale di Horizon Zero Dawn. Adesso ci dirigiamo a passi molto tranquilli verso il DLC. Per quello il titolo è Il Grande Freddo. E basta. Fatemi ricordare. Ah, il gioco in questo caso, Infognato nella Terra di Mordor. T'ho visto che l'hai iniziato. Bravo, hai fatto bene. Hai iniziato Shadow of Mordor, poi il primo. Sono contento. A me non mi dispiace, pure se avrai notato che tra il primo e il secondo poi noterai ci sarà una grande differenza. Buonasera, Shadow Rogue il Re Oscuro. Guarda, te lo faccio, ma non mi sta funzionando Stream Elements, l'SO. Quindi io non so buono a fare quell'altra roba che fa Sarva. Sto dormendo in piedi. Io ho seduto. Il Re Oscuro. Ti sto ascoltando imboscato all'ufficio. A Milano. Milano è sempre Milano. Lo faccio male, il milanese però mi piace. Ecco qua, questa è la zona del DLC dove adesso andiamo a passi sverti. Il gioco devi mettere prima degli avvenimenti di Ade. Poi l'altra volta mi sono scordato, c'era una cutscene da far vedere. Però vabbè, l'altra volta proprio non ci ho pensato. C'era una cutscene in cui Silence raccoglie Ade che scappa da quel macchingegno. Sei il fantozzi moderno. Esatto. Solo che lui non pedala per far vedere che ci stanno i colleghi. Oggi si ottimizza, capito? Se fa lavorare sempre uno solo invece che 5 persone. Eccoci qua. Quindi io non mi ricordo perché poi non c'ho l'armatura quella lì pesante. Come cazzo, eh? La dovrei comprare da qualcuno? Vabbè, poi vediamo. Usciamo da Meridiano intanto e torniamo verso... Mi potrei pure fare il viaggio veloce, così andiamo subito al Grande Freddo, in effetti, senza che stavo a fare la transumanza, dai. Se c'ho... Ah, non ce l'ho, lo creo. Se c'ho la carne. Dai, ne creo uno solo. Io perché non viaggio veloce, però vabbè, in questo caso, per cominciare il DLC, dovrei fare altre attività sotto, ma... Attento, l'occhio ti vede. Con molto più stile e tracotanza, sì. Col telefono rigirato. Fantozzi già ha lo smartphone. C'erano le radioline. Famosa la scena in cui gli sequestrano le radioline prima di vedere i classici film. Ma quindi sei un impiegato, non sei un cialtrone come me. Territorio Banuk dall'altra parte. Esatto. Guarda come l'hanno chiuso il territorio dei Banuk. Cioè, te devi arrampicare per raggiungere. Là vedete la. Vedete il Palazzo del Sole, quella roba lì, perché il gioco ti rimette. Come Cyberpunk, ti rimette prima dell'ultima missione principale. Tra la codica e la danza, vince la codica a mani basse. Beh. Dipende dalla codica. Se c'è di pasta e fagioli, è meglio pasta e fagioli. Ah, lemo se muore di freddo, però, porca puttana.
Sono ancora pensato ieri sera. Stato... Beh, ieri ci siamo fatti un sacco di risate. Diciamo, ripercorrendo la storia della commedia all'italiana, quella così, proprio random. Non è che stavamo a fare uno speciale, stavo solo a citare le vecchie scene. Ci voleva assolutamente. Magari potremmo fare qualcosetta del genere prima o poi. Tanto non è un problema. Che cosa fai, Aloy? Fatti i cassi tuoi. Porta allo squarcio. I Banook non hanno niente da offrire se non misticismi inutili. L'Eclissi non ti aspetterà mentre perdi tempo a giocare con la neve. Torna alla missione. Mi sorprende che tu mi segua ancora. Il seno non yogurt e basta, il delirio totale. Scusami se mi preoccupo ancora per il destino del mondo. Stavo pensando. Voi che facciamo gli animatori? Ci mancherebbe. No. Come qualcuno che conosciamo, eh? Voi dovete essere quello che volete. Per cui mi vuoi lontana dai Banook e tenermi lontana dal... Come sempre. Non è il passato che mi preoccupa, Aloy, è il futuro. Una sua potenziale scomparsa. Voglio sentire che dice Silence. Smettila di giocare e occupati di ciò che conta. Ah. Ma come al solito, farai ciò che vuoi. Permaloso. A me sta cosa di rimettere DLC prima della fine delle missioni principali un po' mi ha sempre dato un po' il cazzo, eh. Mo' io vedo a Cyberpunk che si inventeranno. Visto che pure là la fine è molto tranchant. Quindi, quando riparte, ti rimette in gioco, ti rimette prima della missione principale. Boh, vedremo. Cosa pensi di Death Stranding 2? Che mi vedo l'ora che esce. C'è una curiosità che mi si porta... c'è una curiosità che mi si porta via, Shadow. Io il primo l'ho adorato. Lo adoro. Lascio che la TV pensi per me. Oggi... Eccola, questa è una nuova macchina. Mastino demoniaco. Bellissimo. Vulnerabile al ghiaccio con grande... Ah, ecco. No, il corpo è vulnerabile al ghiaccio. Grande sorpresa questa, eh. Lo so, ma... Sono curioso, sai che me, Death Stranding 2 c'ho una grande curiosità di come possa... Perché Kojima non credo che ti proponga quella formula lì. Cambierà proprio... Secondo me cambierà impianto di gameplay, chi lo sa. Quello mi incuriosisce. Voglio vedere che cazzo si combina. C'ha la caldaia nel fondo schiena. Sì, lui c'ha il serbatoio come i motorini, capito? Le macchine... Bello, bello però. Sta parte mi è sempre piaciuta un botto. Il DLC non è male, eh. Formula lì. Dice che cambia anche il gameplay. E che si mette a fare? A portare i pacchetti, Sam? Ma non credo, no. Cioè, voi ce l'avete presente? Io non voglio fare spoiler a nessuno, ma... Ce l'avete presente come va a finire Death Stranding, no? Mi pare un po' difficile che si rimetta a fare quella roba lì. Tutto può essere, però... Madonna che rumore, oh. Non me la ricordavo sta roba. Ah, a quello, eh. Bene, una bella accoglienza, direi. Sam Amazon apposta ed aspetta. chi lo sa, vedremo. Ma è veramente presto, eh. Ma è veramente presto. Uscirà fra... Bene che ci dice, secondo me, fra 2-3 anni. Bene che ci dice. Quando l'hanno presentato la prima volta, che era? St'inverno? Dressed Standing, ti adoro. Vabbè, ma io lo adoro Death Stranding. Che devo fare? Me lo sono portato pure su qua su Twitch. Fermate, un po' esci perché sennò fa corrente. Kojima poi è un pazzo, penso che sia uno che si sveglia e non fa un cazzo. Poi nulla gli viene l'idea e fa i dollaroni. Sì, pure secondo me. È uno che quando amor lo ispira nota, cioè cita tante, nel senso quando è ispirato gli dà. Però non fai cose a... Come dire, perché le deve fare? Ah, questo non è un falò vero. Le fa quando deve. Quando le sente di doverle fare, secondo me. A quel punto, allora sì. Se no, no. Eccoli, va, i famosi Banook. Così mi ascolta Dark Wave. Ma non solo, eh. Non solo. Ascolta un sacco di roba. Tra cui i famosi low roar che gli hanno ispirato tutto Death Stranding. Che io proprio non li reggo, ma nemmeno 5 secondi. E io non sono troppo integralista, eh. Più di non piegarsi a Konami si è fatto licenziare, è vero? Oh, te stai fermo? Sarà schia finestra, ma non gli posso aprire perché sta a tirar vento, farebbe corrente. Piccolo dettaglio tecnico, con l'altra finestra.
Allora, questi sono i famosi Banuk. Significa sapere che la morte potrebbe... Che sono gli eschimesi di Horizon Zero Dawn, in pratica. Confido che i nostri cacciatori lo sappiano di Aratak, sa come condurre. Dobbiamo riporre bello, bello. Tutta la nostra fiducia in lui. Molto bello. Non mi ricordo assolutamente nulla della storia, perché mi sa che pure già la storia del DLC... qualcosa di grosso. La maggior parte già cominciava a scricchiolare. Sotto la sua guida. Ah, ecco, ecco. Lei ovviamente non si deve andare a fare i cazzi suoi, no? Come sempre. La signora in giallo. Con i capelli rossi, però. Ecco, da die. Ma chi è questa? A maniche corte, fa meno 20. Preparati a una rara visione. Sente freddo, però, a un certo punto. Fornitore di necessità. Il più delle volte i Banuk bruciano i loro morti. Me li sono visti l'altra volta i video. Mi ha fatto ridere. I clip volevo dire. Noi. Se sono eschimesi, per tradizione devono offrirti in dono l'uomo che scegli per una notte. Una donna, volendo. Azzo. Ma davvero? Non sapevo questa cosa. Non sono una popolazione fredda, allora. Lui sembra che porta una cintura da campione di wrestling o di pugilato. Vedi? Guarda che cintura che porta. Tradizione, non lo sapevo io. Spero che il volume sia giusto, cioè non troppo basso ma non troppo alto. Giusto. Ci stanno le parole, usiamole. Gli elmi dei Banuk sono belli. Gli sciamani mi fanno un po' impressione, però. Cioè questi che sono come gli aruspici. No, con gli aruspici, come si chiama? Quella dei polli sacri. Più o meno. Ecco, dove ti è? Il Gran Mogol. Così si chiamava. Arrosticini, esatto. Ma cioè, c'è stato solo Marco Barzarotti in tutta Italia per doppiare. Fa 50.000 personaggi Horizon Zero Dawn. 50.000 ne fa. Non sa più come modificarla la voce. È il doppiatore di Batman nella serie Arkham Knight, per inciso. I Grit, sì, l'avevano detto pure l'altra volta, non mi ricordo chi. I Grit, dici tu. Le macchine contro di noi. È lui, oh. Sempre lui, eh. Allora vi chiedo, potete fare appello al coraggio dei nostri caduti? Combatterete e morirete come loro? Il mio coraggio, la mia lancia. A me mi sfugge il perché Aloy se deve fare i cazzi suoi. Come Pietro Ubaldi, mamma mia, Pietro Ubaldi poi non la reggo proprio. Nei giochi seri, se sta a fa, che ne so, la pimpa e il mistero del cubo di Rubik, sì, perché la voce è quella per i cartoni animati, no? Ma arrabbio quella roba là. Negli altri giochi non mi piace proprio. Fermo restando, io ormai giochi doppiati, difficile. Questo perché mi piace la voce di Aloy, allora l'ho lasciata in italiano. Perché gli altri personaggi, senti come parlano. Ma che cazzo mi frega? I cattivi di City Hunter l'ha fatti lui. Ah, non mi ricordo, non mi ricordavo. Fallout 4 ha dato un sacco la sua voce. Ma tanti, tanti giochi. Pure addirittura Gears of War sta Pietro Ubaldi. Gli hanno fatto fa pure Reinhardt. Ah, Overwatch, al posto di quello prima. Ma no, quell'omone di Aratak ha armato tutti per provarci ancora una volta. Guarda lui che splashetti che c'ha sul petto. Comunque questo personaggio è uguale a... I Grit, Tris, si chiama il personaggio che dici tu.
quella che si doveva, la bruta che si voleva fare, o no, se fa, se voleva impalmare George Jon Snow. Io tutte queste chiacchiere non le farei, ma siccome non sappiamo un cazzo, vediamo che dice dei Banuk. Dei Banuk non riesci a comprendere. I Grit si chiama. Non so se mi arrivano i messaggi bene, se mi senti. Con la Y. Sembra che non ci sia molta altra scelta in un posto simile. Una terra così fredda da spaccare i denti. Siamo là. George Snow. Un aiutino. È la versione spagnola. Sì, come no, gli danno proprio. Non mi sa più di una morta, può essere. Aratak. E Aratak è un guerriero stimato. George Snow. È capo tribù di un guerriero. La sua voce è degna di incredibile rispetto. Nonché si sente. È il rampollo, capito? Parla quanto un pesce morto. Ma quando... Vado a un altro Trono di Spade, che sofferenza. L'ultime... Non so voi, ma io le ultime due stagioni proprio... Mi sarei strappato gli occhi e mi sarei messi da un'altra parte. Stavo per dire una roba bruttissima. Ha preso tutti e li ha condotti alla morte tra le fauci di macchine inferocite. E quindi? Ah, una sola volta, vedi? Ti devo salutare e vado a prendermi il treno per tornare nella regione giusta. Vai pure, Luca, non ti preoccupare. Grazie di essere passato, ne? Mi raccomando, non ti fa sgamare. E Pier treno giusto. Ma grazie a te, ma figurati. Mi dispiace per l'SEO che non funziona. Ma stasera lo ristallo da capo, Stream Elements. Poi magari è quello, che ne so. Ho provato pure a rimettere il bot, quello automatico, non c'è stato verso. Non so che cazzo c'ha oggi. Ieri sera pure non funziona. Mi fai morire? Spero di no. Sarebbe la responsabilità grossa, eh? Se ti facessi morire, dico. È andato a nord del fiume a inseguire voci. Voci? E non belle. L'ultima è stata fatta parecchio male, salvo per lo scontro fra la montagna e il mastino, fighissima. Ma... Io non ho più, non ci ho avuto proprio grande gusto a vedere le ultime due. Grazie. Ti dico la verità. Chissà se Aratak può dirmi di più. Quello è il guaio delle serie. Tu stai 6-7 anni, c'è un famoso episodio del Big Bang Theory in cui Sheldon deve decidere se cominciare oppure no una stagione. Una serie televisiva che sono tipo, saranno, lui dice, 8 stagioni, io devo capire se vale la pena di averci tutto quel tempo a disposizione spenderlo per una serie. Cosa è così? Per me è stato un po' così. Game of Thrones è cominciato da paura. 2, 3, 4 stagioni. Le ultime due. Ma io pure la penultima. A me non mi è piaciuta per niente. Per niente. Da quando hanno fatto. Vabbè, poi spoiler se fa uscita. Porco cane. Muove qualche anno che è finita. Quando risorge. Quando cominciano a dare retta ai fan sui social. Finisce tutto il discorso. Secondo me, autoriale. E le serie, purtroppo, di questo ne fanno le spese. Perché il film esce finito. La serie, mano a mano che va avanti, viene modificata in base ai gusti del pubblico, e quello se vede, raga, se vede, personaggi che rinascono, personaggi... Ma questo è successo, ma non succede solo, succede pure negli anni 80, eh. Mi sta venendo a starno di? Sì o no? No, perché se parlo poi allago tutto. Starnutino da polvere. Il finale di Aria è stupendo. Sì, ma ci stanno delle cose belle, non è che tutta una merda, insomma, io catastrofico, ci stava qualcosa da vedere. Però tutta la fase, quella della battaglia finale, quella arriva dopo, partono loro, stanno mezzo, una cosa da videogioco, quelli 10 minuti dopo arrivano l'altri. Sì, certo, ma figuriamoci. Pure in tutto si guarda i numeri, ma scambia con mercante. Ah, ecco, questo mo c'ha tutta la roba Banuk, che è migliore di quella che c'ho io, ovviamente. Blu Bagliore, sembra Claudio Bagliore. E queste sono le prime armature che ti mette nel... da comprare. Ma il Blu Bagliore io mi do da PA. Non mi ricordo mica, sa. Vabbè, poi ci andremo. Parla con Aratak. Super Aratak. La colla Banuk. Ma facciamo tutto. Però sto posto è meraviglioso. Io mi ho fatto pure di qua. Mi pare che questa zona è proprio specificatamente ispirata allo Yellowstone Park, se non mi ricordo male. Cioè, sta proprio un po'... È proprio lo Yellowstone Park rifatto in versione Horizon. Se leggi il libro verso la fine dico muove proprio... Il libro l'ho letto tutti di George Martin, c'ho là. Il problema è che non sono finiti, quindi siamo rimasti tutti appesi.
gli preferisco di gran lunga a livello narrativo, a livello di scrittura, Sapkowski, quello di The Witcher. Come narrativa, dico, come modo di scrivere. Se voglio scoprire di più su come il demone influenza le macchine, devo trovare Urea. E per farlo devo parlare col suo apprendista, che ha risalito il fiume a nord. Ecco che devo fare. Mo' parlo con un po' di gente a cazzo e poi partiamo da sto campo. Stiamo andando via. Aspetta un momento. Cadendo il rombo di tuono non basterà ad abbattere i Banuk. Queste sono le tinte dei Banuk. Che se fanno tutti sti abiti colorati. Ho provato a giocare con tastiera e mouse e mi viene lo schermo. No, io non ci riesco a giocare con tastiera e mouse. L'ha fatta una mia conoscenza. No, no, l'orso yoga non c'è. Uno sciamano? C'è l'orso yoga che è più rilassato. No, scherzo, non lo so, non ci stanno gli orsi ovviamente. Così bene la scintilla nel metallo. Io con mouse e tastiera ci gioco solo gli strategici, Shadow. Solo quelli. L'altra roba non ci riesco proprio. Negli FPS che se dovrebbero giocare così, né qualsiasi. Ma stanco subito poi a sta così. Perché lo faccio tutto il giorno, quindi almeno quando gioco fammi mettere in altro modo, no? No, niente gli occhi. Posso dirti solo questo. Prendere un binario da uccelli metallici in una grotta. Sembra una cosa normale. Facilissimo. Prendo un po' di missioni secondarie prima di andare a cena qua, va. Qua c'ho un famoso screenshot che l'ho pure pubblicato sui social dove ho fatto la scritta Aloy sulla neve, perché era la prima volta che vedevo una neve così bella. C'è yogurt, il grande saggio, calmi calmi, sono solo yogurt normale. Quando fa tutta la pubblicità di Spaceballs, il cestino da pranzo. Tanta roba, balle spaziali. No, ma ci sta nell'uno e nell'altro, ovviamente. Parliamo col Super Aradak. Non voglio sentirvene parlare mai. Lo sai di Bruce Wayne? Più pesa più della neve ghiacciata. Perdonami, capo tribù. Saremo pronti al prossimo tentativo. Non sarà un semplice tentativo. Va fatto. Era partito bene, va fatto. Straniera, immagino tu voglia parlare. Capirai. I Werak sulle tribù, tipo. Io dico sempre non sopporto quelle stellari, ma Spaceballs è rito. Hai detto una cosa che mo Tris penso che gli esplodono le orecchie. Ma io sono nato qui e sono rimasto a combattere. Beh, Spaceballs fa ridere, anche perché con Star Wars c'entra poco e niente. Pochi dei miei vecchi uomini sono con me, solo quelli sopravvissuti. Sembra che non ci siano altri Werak a ultimo canto. Sì, il villaggio ha vita propria per tutto. Esatto. Noi invece ieri sera ho visto, non l'ho, ho continuato a vedere The Mandalorian, mi sta a piacere. Poi c'è sta, cioè, c'è sta Gina Carano per me. Già hai vinto, sei messo Gina Carano dentro un film. Hai deciso di tornare al rombo di tuono. Tanta roba. Ho giurato sul mio nome. Nonostante il rischio così alto. Il rischio di cosa? Morire? Sarebbe un fatto peggiore. Sto guardando ancora Miami Vice. Ma quale, quello degli anni 80? Io quello l'ho visto negli anni 80. Certo, non è che ci capissi granché, ero troppo ragazzino, però. Beh, era semplice, però... trafficanti. Beh, il film è bello, il film di Michael Mann. Va bene. Con Colin Farrell e quell'altro... Jamie Foxx. Allora, andiamo a prendere quella missioncina là, secondaria. E poi andiamo a fare un giretto. Anni 80, bellissimo, con la Ferrari di testa rossa, però, bianca. Ora il 348. Già, sono permaloso di mio come un adolescente alle superiori. Poi su Wars e Lord of the Rings scampate la mia ira nerd. No, no, ma per carità, io ho avuto un assaggio, non ci penso proprio. Credo che il conclave l'abbia bandito. Per il conclave? Che cos'è qua? Che se? Interagisci. Ah, posso sentire quello che dice ste cose. Ricordiamo anche la tribù degli affamati. Deliziava a succhiare il midollo dalle nostre ossa rotte. Ovunque... Guarda lei come sono, guarda, dice, guarda questa fra poco muore di ipotermia perché è nuda. Per sconfiggerli Banukai si recò nelle distese dove il vento sferzò le sue guance. E quando il freddo portò il sonno e la sognona luce, la vide oltre il mondo. Questo è un altro, è quello di prima? Sì.
Dove cazzo sta quello che... Ah, eccolo, eccolo, non lo vedevo. Ma fin da piccolo so così, ma ci sta, eh. Ci sta. Mi sembri triste, straniero. Ci sta la grande proprio. Parlavi di un'inondazione. Un diluvio improvviso. Ah, che bello questo. Acciaio per spiegarlo. Sono Lowley. Chi? Suonavo a Gran Fracasso. Suonavo a casso, a Gran Fracasso. Non è sparito nelle acque. Gran Fracasso. Che cos'è? Una cava creata dai predecessori. Una camera, un bacino e uno strumento musicale al contempo. La mia vita, la mia vocazione. Pensa come sono forbiti, Banucco. Lo spiegherei suonando. Vabbè, questa è musicista, è acculturata. Più profondi, sott'acqua. Una piena sanità. Io dagli accorto perché parla. Già qua il DLC cominciano a parlare tantissimo. Senza proprio grande motivo di farlo. A nord-ovest da qui. Guarda pure. Ma cosa potrebbe cambiare? L'acqua non si ritirerà mai. Mai dire mai. Un fiume di ritirarsi. Non mai dire mai. Salviamo così ci abbiamo tutto bello pronto. Basta non citare Star Trek e poi sono amico di tutti. Guardi, io Star Trek ci ho provato tantissime volte a vederlo. Non mi piace. Ci ho provato in tutti i modi, eh. L'unica cosa che mi piaciucchia un po' sui film, ma proprio poco. L'Ira di Khan soprattutto mi piace. Quello vecchio, dico. Poi quelli pure di J.J. Abrams non so male. No, col gatto ci potremmo stare. Cioè, puoi stare fino a domani a fare clip, Shadow, perché passano in continuazione. Ma a volte si fermano proprio davanti. Allora, noi ci abbiamo da fare pure delle robe coi. Ecco qua. È una bella porzione, sembra piccola, ma in realtà è un terzo di mappa, eh? Un quarto. Se uno divide idealmente la mappa in quattro. E questa purtroppo è un pezzo solo della mappa di Forbidden West. Nel senso, Forbidden West è tipo il doppio o il triplo di questa, che è una grandissima rovina. Poi vabbè, quando finalmente lo faccio, lo porteremo. Mi potrò sfogare a lamentarmi in continuazione. No, dovrei trovare un procione per potergli prendere la pelle. Qua c'è il tasso di interesse. Non è dei nostri interessi il tasso. No, a vedere se riesco a vedere la parte quella più iconica dello Yellowstone. Del lago quello. Manco quello. Ma ci sta, ci sta. Pure a me non mi piace granché. Però mi piace molto Galaxy Quest. Vedi, la parodia funziona. Se non l'hai visto, Shadow, guardatelo Galaxy Quest. Ti fa scassare le risate. È una parodia con Tim Allen, Sigourney Weaver, su un gruppo di vecchi attori. Dei vecchi attori di una serie tipo Star Trek. Ma ovviamente non è Star Trek, ma gli assomiglia. Quella io te la consiglio volentieri. Mi sa che lo trovi sia su Prime che su... Non so se su Netflix pure, ma su Prime ci stava sicuro. System Shock lo porterai, ma quello che deve uscire, quello remake, sì, probabilmente sì. Il remake, sì. Sta cosa delle quattro pubblicità mi sta decisamente interrompendo. Non lo so. C'è solo un sistema per levare le pubblicità. Però è... messaggio promozionale, solo con le sabate levo le pubblicità. C'è poco da dire. Guarda quanti tassi ho. Ma che belli sti boschi, ste conifere. Non ci stanno nella mappa principale, pare. Io faccio l'abusivo. No, perché ti fa l'abusivo? Che vuol dire l'abusivo? Siamo tutti abusivi. Senza fare un tasso. Ops. Eccola qua. Questa è la meccanica introdotta nel DLC. Dove ci stanno sti fiori che controllano. Chiamiamoli fiori perché sembrano fiori. Che controllano le macchine. E noi dobbiamo spegnerli. Perché sennò te se sfondano le macchine. Ovviamente. Sono un po' come le zone corrotte, ma in maniera diversa, diciamo. Tante pubblicità ci sono sempre. Se fai. No, sì, in realtà se fai la sub no. L'ho fatto pure, cioè lo faccio pure io sugli altri canali, quindi a meno che non sei un veramente uno che vuole solo il grano, allora
togli questa opzione, però mi pare veramente una stronzata. Perché è opzionale, è incredibile a dirsi, ma è opzionale. No, non mi vedere. Ma visto. Ovviamente qua sono più forti le macchine, eh. Manca a dirlo, nel DLC sono più forti. La sub non fai SUV da strada. Boh. Ah, la sub. No, la sub. La subscription, dico io. No, la sub. La sub. La sub una volta faceva pure delle belle macchine. Belle. Delle macchine berline. Non so, è per questo. Lo so, lo so. Certo che era una battuta. No, guarda dove cazzo mi ha rimesso, mannaggia. Ma figurati se non ho capito che fosse una battuta. Ma ci mancherebbe. Mi dispiace che ti ho dato questa impressione, che non ho capito fosse una battuta. E piove, sta piove. Sembra proprio di sì, direi. Cazzarola quanta strada che devo rifare. Non è necessario quello farlo subito, però mo, l'avevo visto, lo volevo fare. Però vabbè, non è necessario. Guarda i tassi, oh. Che pagnottelle. Da un colpo d'occhio incredibile. Oggi poi vedi poi le coincidenze, no? Oggi usciva, esce il DLC del sequel The Forbidden West. Manca a farlo apposta, capito? Io sto a cominciare il DLC del primo. Il primo e il secondo non l'ho finito ancora. Mi sa che ormai lo finisco quando lo riporterò in Ah, ecco là c'è stato un altro falò, vedi. Quando lo porteremo qua su Twitch. Cargia. E che stanno a fare questi qua? Questi sono come l'ovi di Pasqua sotto l'albero di Natale. Strani. Non serve niente lo stereotipo romano, niente stornelli, niente bacchi o carbonara. Beh, no. Direi proprio di no. Mi piace tutto quello che hai detto tranne i stornelli. Ma i stornelli sono buoni solo quando stai in qualche festa di quelle paesane oppure popolari. Allora escono pure i stornelli. Uscivano perché mo sti cazzi. Però bacchi è buono. La carbonara mi viene da paura. Però se tu ti aspetti il romano che ogni 3 secondi fa li mortacci, dopo rotto il cazzo. No, non è così che ci si comporta. Ti vorrei vedere alla parolaccia. Mai stato in vita mia alla parolaccia. Mai, 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 mai. A 100 passi ci sta. Allora, fammi vedere la via. Vediamo se c'è stato qualche secondario e dove me le mette. Ah, eccolo qua. Questo è il fiore. Fior dei limoni. Vabbè, in realtà potrei fare pure questa. Perché queste non sono principali. Ah no, principali non va incombente, mi dà sempre, fino a che non trovo altro. La parola c'è sta scena di... Che è Fracchia contro Dracula? Sì, buonasera. Fracchia la Belvomena. La scena che vanno al ristorante simil parolaccia. Posto terrificante, però pensa che se diventi invisibile forse è anche divertente. Oh. Beh, se vai là... Se vai in posti del genere devi sapere quello che fai, cioè non te puoi impermalosì perché sennò cioè che cazzo ci vai a fa? Devi star gioco, no? Il commissario Auricchio, esatto. Condine a suonare. Bellissimo. Tanta roba Fracchia la Belvomena. Ah, pure queste sono belle modificate. Guardale, oh. Perché c'è la fascetta, non si sa. Ah, queste perché sono tipo incastrate con quei fiori là. Però non mi ricordo qual è il problema. No, questo non lo posso far passare questo, però. Però sì, è quel pezzo là. Continua.
L'ho letto, però non lo posso passare. Anche se non per me, per le regole di Twitch, perché per me cazzo morire. Però è quello il pezzo, sì, il pezzo più celebre. Poi il film invece c'ha dei momenti favolosi. C'ha dei momenti favolosi quando si confrontano con la vera belva umana. Mi sarà utile. Con Lino Banfi, che lui rompe l'uovo de coccio, de granito, ma c'è proprio lui, non ci riesce. Spettacolo. Tanta roba. Che c'è qua? Altri documenti. Stato del parco. Questo è il parco di Yellowstone. Infatti c'è scritto. Femmine di Alce. Vabbè, qua descrive tutto il ranger del parco. Per farti capire che stai a Yellowstone, fondamentalmente. Se uno non lo sapesse. Unica eredità della povera zia. Della povera zia. Lo disintegra. Si è mai troppo preparati. Il lascia passare. Il rumore della neve. Questa da quando uscì, per me era la neve migliore che proprio a livello di resa grafica. C'è stati dei punti in cui proprio lasciare impronte per chilometri. Poi fa delle belle scritte. Molti disegnavano Penny. Io ho scritto Aloy. C'è stato pure lo screenshot su Twitter. No, su Instagram. L'ho messo. Era venuto benissimo. Sto a girare un po' cazzo. Chi lo sa? No, quella della chitarra, sì. Quella della chitarra la improvvisò. È famoso, sì. Infatti, quello, se vedi, l'attore rimane un poco... L'attore che suona la chitarra rimane un po' sperduto. Però gli dà retta, no? Continua a fare tanto la... Erano tutti, non era un'impresa diretta i film, quello non era un'impresa diretta. E gli d'accordano. Bellissimo. Beh, ma le scene meglio su quelle che vengono improvvisate, non c'è niente da fare. Grandissimo. L'abbiamo citato pure ieri, dicendo che Lino Banfi è stato, tra virgolette... No, tra virgolette, è stato scoperto da Frank e Ciccio nel cinema, perché lui faceva già teatro in piccolo, girava così con le piccole compagnie. Nel cinema ce l'hanno fatto entrare Frank e Ciccio. Guarda se mi dà ammazzare sto rompicoglioni, eh. Perché lo... Guarda, per perdere tempo per piarmi l'antidoto, per piarmi la pozione. Durissima, durissima. Ma all'epoca bisognava fare la vetta durissima. Che facevi in canale YouTube e poi andavi a far cinema? Quando mai? Come mo? Mazza, non gli faccio niente, è possibile? Volevo ben dire. Liscio. Se mi ammazzano troppo spesso i ferrariete, e vi fate la domanda come cazzo fai a farti ammazzare i ferrariete, perché è ultra difficile la run, per quello sono così, i danni sono così ingenti. No. Qua sono difficili pure le vedette, porca miseria. Mi devo cambiare starco. Vero, bellissimo. Ma prima era così, cioè l'artista faceva una vitaccia spesso, l'artista di quel calibro faceva i sacrifici grossi.
Però quante cose che imparavano così, capito? Perché dovevano fare buon viso a cattivo gioco. C'era poco da fare. Imparavano un sacco a muoversi, a improvvisare. E che andavano nei locali dove c'era gente veramente che ci andava solo per rompere i coglioni ai comici, come a Roma. A Roma c'erano i locali, ma pure ma prima di più però. Dove c'è stato il pubblico voleva fa più spiritoso di quello che andava a vedere praticamente. Quindi immagina a Barcamenate. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Diciamo che il declino del cinema coincide un po' con la... Con tante cose, ma pure con l'ascesa della televisione commerciale. E non solo commerciale, pure l'altra, però fondamentalmente quella è. No, ma poi prima del Grande Fratello, molto prima. Ah, meno male, l'ho spento. Oh, guarda, non basta. Quelli del DLC sono tostarelli, mi ricordavo. Ma perché quello mio mi aiuta? Scusa, dove cazzo sta? Questo è rimasto un barsamato qua, Dammi una mano, no. Qua che c'è? Vedi, mi sono perso un pezzo. Beh, che i collezionabili non li sto a fare proprio, Non me ne sta a fregare un cazzo sto giro. Guarda come si ficca pur de pre... Guardali, oh. Ma io oggi sto a girare in maniera contemplativa, mi dovete venire a rompere le palle per forza. Dove sta quell'altro? Calma, calma. Eccolo, guarda, è rimasto un barsamato, andiamo, dai. Andiamo a fare sta quest. Oh, ho ammazzato una capra, purella. Ah, qui stanno pure dei colli lunghi da fare, giustamente, sa, se no, forse uno solo. Torre di controllo. È questa che vedevamo prima. E in quest'area le macchine sono più forti. Non c'è niente da fare. Così potremmo fare subito il collo lungo. Così guardiamo, ecco, così ci vediamo un attimo. No, non è uno solo, ce ne stanno almeno tre. Almeno tre. Ma se uno sta da ste parti. Quella è la missione principale. Raggiungi il lago. Quello mi sa che è il lago, quello famoso degli Yellowstone. Mo vediamo. Andiamo prima a far collo lungo. Intanto oggi c'è proprio. C'è una fiacca bestiale oggi, raga. Mamma mia, peggio di ieri. Sono un po' dei giorni così, saranno, eh. Oh, Jay! Grazie dello sticazzi, puntualissimo. Scendi. Allora, che ci racconti, Jay? Prego, figurati. Oh no, gli smerigli no, per carità, Ma niente, tu... Beh, no, niente di particolare. Poi te lo racconto, mi dici sti cazzi, quindi te lo racconto. Oh no, è una bella logica questa. Vedi, sono nato in bocca, gli smerigli, sono nato. Sto rumore a me già mi maldispone. Che poi non me lo ricordavo mica che facessero sto rumore, guardali qua. Oh, dai, mamma mia. No, oh, andate un po' a fanculo. Ci siamo? Come va oltre alla stanchezza? Bene. Diciamo. No, beh, fondamentalmente bene. Dove cazzo sta, scusa? Qua lo dovrei vedere io il collo lungo, perché non lo vedo. Mo segno e basta là sotto. Che sta sotto alla montagna? Ma vattene a fanculo subito.
Fra l'ora ci vado. A fa culo, dico. Che fortuna. Che fortuna. Come cosa? Come si chiama? Nando Martellone. Eccolo là, sta là sotto, apposta non si vede. Possibile? Sono delle montagne qua altissime, porca miseria. Faccio notare. Monte Pandoro si chiama quello. Non funziona Stream Elements, Jay. No, cioè, sono stato un'oretta prima di iniziare a cercare di sistemarlo. Niente, non c'è verso. Non so che cazzo c'ha. Ah, ma è proprio spento il collo lungo. Ah, figo. Andiamo a bruciargli la casa. No, no, io le tollero alla grande invece. Tranquillo. No, no, le tollero i riferimenti a Tolkien, che scherzi. Pensavo non si sarebbero mai arresi. Questi in realtà però non sono le aquile di Gandalf, ma sono l'Elion di Judas Priest, sono uguali. A Stream Elements, ok. Andiamo a bruciare la casa. Vieni, vieni. Una alla volta ve posso fare. È che quando mi mettete il passo di Caradhras, sì. Il portatore dell'anello decide. Che decido? Un cazzo, ci stanno a tirare tutto. Andiamo giù, no? Che decido? È arrivato il momento del barbero. Io spero che te li ricordi. Penso di sì, l'hai fatti talmente tante volte. Infiora il discorso con un cazzo. Di tanto in tanto. Guarda, l'avevo lasciato qua questo. Chi vuole la guerra? Noi la vogliamo. Esatto. Streghe, roghi. Un milione di tonnellate di legname. E poi rame, nitrato di sodio, sali potassici, gomma, toluolo, trementina, piombo, stagno, nichelio, molibdeno, tungsteno, titanio. 20 tonnellate di zirconio. Mica mi ricordo che cazzo lo fa qua. Andiamo a bruciargli la casa. Lo devo liberare in qualche modo, possibile? Fio della mignotta, ti sei scordato. Pirla sì, però può passare, pirla può passare. Fio della mignotta. Esatto. Aspetta, sto pensando se ne hai saltato un altro, mi sa di no, mi sa che l'hai fatti tutti. Cassio, guerra, draghi, listone, bruciare la casa, figlio. La guerra hai fatto? Sì. Bene, se ne stanno andando. In teoria sì, li ho fatti tutti, pure in pratica. Ok. Sto cercando di capire come liberare questo collo lungo, perché non mi ricordo come cazzo devo fare per andare là sopra. Giuro, non mi ricordo. Tanto levamoci di torno le macchine così. Amanzo di. Anderò al Polo Nord, ma tu devi andare. Buffoni! Forse questo collo lungo è sacro per me. C'è da arrampicata sotto, possibile? Oddio, lui mi ricordo. Loro non mi ricordo mai anche sotto. Guarda come si ricorda tutti io. Mazza, affermazioni forti. Secondo me non si deve immischiare troppo Gandalf in quel senso. Lascia comunque una specie di libero arbitrio, secondo me, anche perché lui sa tutto, manovra tutto. Fa dei giochi politici più grossi di quello che poi in realtà comprendono gli altri. Però secondo me a un certo punto li lascia proprio fare. Beh, grande, grande. Grandissimo comunque. Guarda che fida la mignotta.
Ammazza, non c'ho più. Bello quando li vi incontro tempo. Questo me lo abbiamo alle spalle. Ammazzo questo. Che guarda, dove gliel'ho tirata. Attraverso il buco. Ali. E uno. Mi sa quelli con quelli che hanno quella luna viola non le voglio, gli posso fare l'override. Perché c'è sta il fiore nei dintorni. Ecco, c'è sta questo qua. Così mi pare di ricordare. Mo è veramente è qualche anno che non lo gioco questo DLC, Come cazzo si libererà qua sto coso? Mannaggia. Aia, guarda qua. Non è facile muoversi qua, Sopra la neve lei c'è, non è molto pratica. Affonda proprio. Liscio, che carico io? Aspetta, che mo te leggo, Faccio sto scontro. E che non lo sapevo io dei romper cazzo tu. Oh. Questo era l'ultimo spazio. Ah, li devo uccidere proprio. Devo esaminare il collo lungo e scoprire quanto sono seri i danni. Trovo il fatto che volesse nascondere la morte di Boromir a suo padre, quello sì. Perché doveva fare le cose come lui ha deciso, però pure per non complicare la situazione là. Perché sapeva che Denethor non era tanto sano di mente. Invece poteva agire diversamente, lascia perdere e poi la gente non è merito imbecille. Abbastanza. Denethor, interpretato dal grande attore inglese che adesso non mi ricordo come si chiama. Tanta roba. Nel film parlo, poi nel libro ognuno se lo immagina come gli pare. L'attore sì, l'attore è proprio bravo. Ma nel libro mi piace pure Denethor, perché poi quel pezzo è lungo là. C'è stata tutta quella parte. Quella parte delle case di cura. No, case di cura, come si chiamano? Le grandi sale, quelle dove Boromir sta in ripresa, che conosce. No, Boromir, Faramir. E incontra la nipote di Theoden. Oggi i nomi proprio. Oggi. Eppure mi ricordo tutto, mi ricordo le peggio cacate, non mi ricordo. Potrai usare il focus e scoprire cosa vede. Che vede un bel cazzo, vede. Sembra che gli spazzini abbiano rimosso tre grosse parti. Ah, vedi. Riuscendo a recuperarle, forse potrai riattivarle e ottenere quello che ha nella testa. Non potrò mettere tutto nei film, no, ma che sei matto. Ma come fai? Possibile. Fammi questa, recuperami i pezzi del. Eccolo, del collo lungo. Mazza come l'hanno sparsi, io. Mi ricordavo, questa era carina però, l'idea di rimontare il collo lungo invece di fare la solita arrampicata. Nel secondo poi ci stanno altre cose simili, ma sono meno interessanti. Au. C'è stata, nel film hanno saltato tutto Don Bombadil, non c'è stata. A me non me ne frega un cazzo di quel personaggio, però è abbastanza interessante comunque. Però ci sta, io non è che posso volere le cose fatte in modo pedissico, no. Se no me leggo il libro. Ci sta già. Non sono integralista nelle conversioni. Anzi, ben vengano se sono fatte bene. Devo fare silenzio. Guarda, l'ha messo scritto, l'hai messo. Ma funziona quello, eh? L'hai scritto tutto? L'affare del medesimo. Opzionale, l'hai scritto benissimo. Opzionale, dallo studio di tuo padre. Assorta più da 75 lettere cantata da Omero e tu non sai manco chi era, perché sei ignorante. Are you ignorant? Girate, no? Oggi stiamo proprio sullo stealth accattivante. Massimo 500 caratteri. Ah. Posso comunque farcela. Non lo sapevo. Beh, c'è un limite, se no veramente. 500 caratteri sono botta.
io ti potrei dare del figlio. Aspetta, me del rosso del posteriore, ti potrei mandare a fare del medesimo. Potrei fare appello anche ai tuoi morti. L'eventuale partecipazione del nonno Cariolo a pozionare. Questo perché c'è la sua figlio di una città di 5 lettere cantato da Omero. Che tu sa manco chi era. Sarò impopolare, ma dopo la serie, che spero continui, mi piacerebbe pure facessero un progetto per vedere tutto dall'inizio, anche la nascita di Morgoth. Io la serie non l'ho retta, Tris, non l'ho retta proprio. Mamma mia, pesante. Ma no, pesante perché è pesante il tema, perché proprio è fatta male, male, male. Per me, brutta come poche cose al mondo. Però ci sta che ti piaccia, eh. Alla fine i soldi si vede che ci stanno, ma... Non lo so. Non mi ha dato granché. Ho vista fino a tre quarti, poi ho detto, ma perché lo sta a perdere tempo? Se non mi piace, non mi piace, punto. Mi rileggo il libro, faccio prima. Nel Silmarillion. E poi là c'è... Poi fa una serie, se c'è... Non c'hai i diritti di un pezzo, i diritti di un altro sì, uno no. Ma come fai a fare... È come se tu dovessi raccontare Cappuccetto Rosso, ma non c'hai i diritti del lupo. E che ci metto? Ci metto l'orso. No, no, ma figurati, oh, ma mica io quando dico una cosa non è che significa che non la devi vedere. Io ti dico sempre il mio punto di vista. Ma guarda, siamo arrivati qua, vedo. Volevo trovare prima i pezzi delle cose. Ah, perché sono morto, vabbè. Famo un Artuk, stiamo qua. L'Artuk? Tu chi sei? Come mi hai trovato? Burgrand mi ha detto che eri qui. È insistente. Non è che stai molto mimetizzato, stai appoggiato su una roccia. E non vendo nulla. Devo soltanto trovare Orea. Beh, non puoi. Orea, quella gambetta di biscotti. Dove solo gli sciamani possono andare. Le serve la guida dell'anima nella luce blu. È compito suo. Mi ha incaricato di osservare il lavoro del demone. Mazza, sei. Per impedire che si diffonda, se possibile. Ma cosa posso fare con queste torri? Anti sgamo sto mirando in tutta la Sì, no, bellissimo, capito? Sembrava che cazzo, come hai fatto a trovarmi? Più TTINA ma non capisco niente, come fai a scrivere questa roba qua? Ma insomma, carabiniere, scriva, troia, puttana, che persone che conosce? Ce le metta. Puoi dirmi il tuo nome? Giovanna. Aloy. Bene. Se cadrai sotto alle macchine del demone, almeno potrò raccontare i tuoi sforzi a Orea. Grazie per il tuo voto di fiducia. Ma non cadrò. E quando finirò, mi dirai dove posso trovarla. E zitto. Non mi ricordo niente della storia perché non voleva quasi incazzo, in effetti forse era molto semplice la spiegazione. Ma quella forse potrai distruggerla. Beh. E quello è il problema grosso. Ah, però sta botta mi sa che ce la faccio. Senza farmi sgamare come prima. A posto. Ah, mo li devo uccidere comunque, però. E una. E cadi, oh, madonna, che siete coccio. Ah, Oddio, oddio. Mazza che brutte collisioni. Per spiegare tutto ci avrebbero 12 film, più o meno. Più o meno. No, perché poi nel libro ogni due righe succedono, ci stanno 2000 anni di storia, cioè in certi passaggi, no? Come cazzo fai? Ci sta pure tanto non detto, perché poi non essendo completamente scritta da Tolkien, parecchie robe sono rimaste un po' così, no? Il Silmarillion io l'ho letto non tantissime volte, ma più di qualche volta l'ho letto. La prima volta l'ho letto quando stavo a far militare, pensa un po'. Tantissimi anni fa. Dopo che è uscito il disco di Blind Guardian e Nightfall in Middle Earth. Mi comprai il libro perché non l'ho mai letto. Veramente non avevo letto manco il Signore degli Anelli all'epoca, pensa tu.
Ho letto un sacco di cazzi, quello no. Cioè, leggevo, io ho sempre letto molto, ma The Fantasy non leggevo tanto. Ho letto parecchia roba di Conan, però. Ogni era sono 1000 anni, una roba del genere. Tutto quello che scriverò lo faccio con l'alert. Ah, bene. Lo sai che qua fai come ti pare, basta che... che se riesci a parlare puoi fare quello che ti pare. Soltanto sì. Oh, e no, però di morire, oh, e dai, porca puttana, sei sempre uno spazzino, ho capito, Vabbè. Oggi va così, Ah, vabbè, mi fa ricominciare da qua. Va bene, va bene. Ah, ma mi sono troppo alto. E questo è il problema grosso, vedi? Il lungipede che rompe il cazzo. Poi non c'è stanza, sa perché ci testa sempre. Sempre ci devono mettere. Come no? Nel lontano 99-2000. Fate conto, quant'anni su. Sono stato uno degli ultimi io a farlo, Uno degli ultimi sono stato a farlo. Poi dopo di me, due, tre mandate e poi l'hanno tolto. Già era in progetto di toglierlo, cioè stava... Avevano già messo il limite che sarebbe stato... La generazione era quella di... Non so se era l'82, boh. Gli ultimi. No, via. No, porco cane, parti, no. Non sto a fare un po' meglio, Vado a farmi un po' di trono di spade puntate vecchie. Buon proseguimento, Jedi. Ti ho promesso merita di l'onore. Ti ho promosso. Davvero, ma dicevi Padovan l'altro giorno. Da padovano sono diventato... Nell'altra città, non mi viene in mente. Mantovano. Con Jedi è difficile trovare una città. Grazie Triste di essere passato. Mi dispiace che non funzionano gli SO. Che non funziona Stream Elements. Poi te voglio vedere all'opera de Cottalion. Quindi quando se riesco a passare, ripassare. Vengo a vedere che stai a combinare. Io non lo porterò Shadow of Mordor, porterò solo l'altro. Quanto sei vecchio? Lo so, Jackie, lo so. Te l'ho detto sempre. Don't worry, a domani. Ci diciamo a tutti. Ciao Tris, buon proseguimento. Buon trono di spade. Combatteremo fino allo strano. Io l'ho cominciato a vedere il trono di spade perché c'è stava Sean Bean, se no quel cazzo me lo sarei visto. All'epoca non guardavo serie. Per abitudine. Invece poi dopo. Quanti anni hai? 44. Ma come non lo sai, Jackie? Ma te l'ho detto tante volte queste cose. Te lo ricordi perché? Andiamo. Vedete come rimangono ingessati quando gli spari. Sì. All'inizio del 79, a febbraio. Quando c'hai i giusti strumenti, che c'ho. Così la torre aiuta le macchine vicine. Esatto. Posso usare l'override. L'ho fatto già. Parla con Natuk, fammi prima rimediare un po' di roba. E come al solito ci siamo spesi in medicinali. Tu sei una grande guerriera. A stronzo, che te credevi? Sembra che possa occuparmi di macchine e torri. Poi il demone. Il suo potere adesso è tuo, così pare. Forse Orea dovrebbe incontrarti dopo tutto. Lei cerca solo la speranza e dopo quello che ho visto potresti essere tu a dargliela. Quell'elmo peserà 700 kg solo con quei cavi che c'ha dietro. Per 10 mesi.
saprai di essere giunta quando arriverai al santuario. Una grossa macchina ricoperta di blu bagliore. Gli sciamani che completano la via ne prendono un pezzo. Se un anno praticamente, meno due mesi. Fallo anche tu. Da settembre 99 a luglio 2000. E il blu bagliore alla fine della via dello sciamano? Un cristallo che nasce sui corpi delle macchine. Interessante. Te dirò. I Banuk crediamo che sia parte. Molto interessante. Congelata dopo essere uscita dai loro gusci. A te potrebbe interessare. Comunque è formativo, è un'esperienza. Te costringe ad andartene di casa, a confrontarti con delle persone che non hai mai visto. Poi dipende dove lo vai a fare, dove andavi a fare. Io l'ho fatta in un corpo molto preciso, quindi. Ma stai attenta. Il percorso. Però te dava un sacco di strumenti. E troverò Orea alla fine. Era una cosa che ti metteva alla prova. Certo, a molti ha fatto danno. So che non a tutti è stata un'esperienza felice, però. Se la vedi, potresti dirle che confido che sentirà l'anima di nuovo. Quando chiacchierate di puttanate, porco cane. Ma io mo Urea, ma chi? Manca la conosco, ma che me ne frega. In che ruolo avevi? No, beh, non è. Ero. Dopo un po' ero diventato furiere, ma dopo un po'. Furiere è quello che sta dentro all'ufficio a fare cose. Turni. No, più che turni. Beh, sì, pure i turni. Quello che si occupa un po' della gestione, insieme agli altri, delle cose della caserma. Però c'avevo. Facciamo le guardie al Quirinale, alla Camera, al Senato. Parate militari. Quindi dovevamo essere sempre, sempre perfetti, sempre marce, 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 marce. Marce, presentazioni, marce. Continuo era. Poi dopo un po' avevano allentato quando ti eri imparato, però. Bucio de culo. Porca puttana. Mi sembra capito al telegiornale di vederli. Mo non so più deleva quelli che fanno quella roba lì, però noi eravamo deleva. Su quelli che hanno la lancia del metallo, lui con la bandierina blu, quello facevo io. Guardia d'onore si chiama. Mamma mia. Che tempi. In tutto ciò non credo mi portano da mangiare. Vai tranquillo, Shadow, grazie, ma figurati, Grande ciao, poi ci devi dire come va a finire sto ciao, Quando lo metti in moto. Mi devi pure se hai smontato i pedali o no. Perché anzi ci smontavano subito, come ti avevo detto l'altra volta. Sì, tanto mo finisco pure io, fra un quarto d'ora. Ah, che bella sta parte! Quanto ho esplorato qua. Però è troppo presto panna qua. Belin, che bello per dare di elaborazione con gente nerd. Ma io non sapevo fa un cazzo, io vedevo farlo dagli altri. Io so poco e niente. Mi ricordo che la prima cosa che facevano prima quando compravano il motorino è spara via i cosi. Quelli che limitavano la velocità, come si chiamavano, Porco cane. Quando lo fai partire fa ciao ciao ciao, se non stai attento, sì. Perché poi li modificavano, ci mettevano dei motori allucinanti sotto. E strozzature, esatto. I diaframmi. Li sparavano io col compressore, no? E il motorino magicamente, invece di arrivare solo a 50, arriva a 90, 100. In alcuni casi, come l'SR Aprilia, arriva pure opportunamente sistemato a 110, mi ricordo. Cioè, come se fosse importante 10 km in più, no? Però sì, lo so. Quando uno fa sta roba che gli piace, sì. Io però non ci ho mai messo in mano. Non sono un tecnico. Mi interessa il modo sport, quindi di riflesso queste cose le vedevi, le sentivi. Lo metto via. Però mi piace, soprattutto mi piace quando si parla di macchine e motocicli del passato, quello mi piace molto. Ci sono delle belle storie in Italia, ci abbiamo avuto, poi oggi ci è rimasto un cazzo, però. Andiamo a ritrovare i pezzi di questo, vediamo se riesco a trovarli. Dov'è? Eccolo qua. Ci riprovo,
Mazza, 200 metri, 200 passi ho fatto per arrivare sotto al coso, mica male. Ma non me la portano sta roba, oh. Queste sono amare, ma utili. Quella parte là mi ricorda proprio bella, bella, bella. Cioè, alla fine non è niente di che. Vabbè, posso andare pure di qua. Però c'è stata una parte da esplorare sotterranea molto bella. Qua si apre in tre. Faccio scorta. Faccio scorta. Che c'è sta qua che prima non abbiamo preso? Ah, perché sono morto già. Giusto. Tanto vuoi cammina male sulla neve? Giustamente, direi. Ma non è un per cazzo, dai, madonna. Niente. Vabbè, sì. Oh, poi mai da sole, eh? Sempre in compagnia stanno queste, oh. Non me le devo levare dalle palle, perché sennò non riesco a prendere il pezzo per arrampicarmi. Oh, dove cazzo sono andato a finire? Si vede una mazza. Aia. Oh. Pensavo peggio, pensavo peggio. Pensavo adesso che ho dato un dirupo immenso, invece per fortuna no. Hai scoperto falò. Dov'è? Oh, che pippa sti smerigli, oh. Mamma mia, oh. Andate un po' a fanculo, andate. Lo scommetto che questi stavano là sopra? Dove devo andare io? Sicuro? No, non devo trovare la via dello sciamano. Dobbiamo prendere almeno un pezzo di sti colli lunghi. Ce l'ho ancora il... eccolo. Il torrone. Vieni, vieni. Mi parta pure. Opla. Così c'è pure i fari, vanno in giro, no? Anche se le notti di Horizon sono molto luminose. Cioè, si vede tutto. Anzi, qua ancora un po' è più scuro del solito. Nell'area principale sembra quasi giorno, sembra il tramonto, sembra. Dai, vediamo se riusciamo a non farci sgamare. Oppure comunque sia... ecco qua. No, scendi, 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 scendi. Buonasera? Certo. Niente, oh, niente. E levete, saccuccione. È culla, cool, vedi? Chiaro, no? Chiaro, ma mi ho messo in allarme tutti. E allora non sta qua, dove cazzo sta? Ah, sta là sopra. No, è pieno di smerigli qua, porca puttana. Ne dovrei tirare giù. Ne dovrei tirare giù uno e cercare di fargli un override, sennò così. Sennò così ci rovinano. La cosa principale però sono le... come si chiamano? Le vedette sotto? Sì, ripartiamo da qua.
Il Forbidden West è l'unica cosa buona che hanno fatto è che hanno abbassato il volume del fischio, perché ai primi tempi se giravano i gatti quando chiamavi la cavalcatura per quanto era alto il volume. Per fortuna l'hanno abbassato. Invece qua un po' è rimasto un po' troppo forte. Dove cazzo? No, qua. Rifamo questo pezzo. Sai cos'è successo? No, non mi dico che scade le palle darci presto perché mi fai ridere. No, cambiamo percorso casomai. No, no, andiamo là, voglio sottignoso. Che è successo? Che è successo? C'è... Voilà. Fammi le cose fatte bene, va. 610. Grazie. 610. Hanno ucciso la madre di Donato, quello... fa con mollica o senza. Ho letto sta cosa stamattina al lavoro, però non so, io non lo conoscevo perché non so chi sia, non seguendo quel social non so chi sia, però ho letto la notizia. Mi dispiace immensamente, per carità, anche perché sta roba traumatica è terribile, però non, come lui come personaggio non conoscevo. Sono cose brutte, orrende, no, brutte. Così è un po' più facile arrampicarsi, no? No, mamma mia, quanto ve odio. Io non li odiavo così, sti cazzo di smerigli prima. Non li odiavo così. Aspetta, poi mi legge se si può passare. Al di là di chi era, come puoi pensare di fare un gioco? Sì. Ma quella è roba terribile. Terribile. Per carità. Da brivido proprio. Ma dai, ma non mi cagate il cazzo, no, mannaggia stasera. Ma non gli ho detto niente poi. Ma a prescindere, mo, Jackie, a prescindere dal fatto che sia... comunque sia un personaggio conosciuto o meno, pure... no. Sa quanta gente... a quanta gente capita sta roba? Porco cane, mi hanno massacrato. Guarda, l'hanno chiuso in due. Non ci pensavo per niente che è meglio. Per carità. No, ma non c'è arrivato l'amo però, sa? Andiamo a fare la parte bassa. Vedi che fischio. Ma perché ti fa il fischio così a 10.000 decibel? Dico, a quante persone normali capita pure per sbaglio di stare in mezzo a quelle vicende in tante parti del paese, ma no, solo al sud, eh. Capita pure, ormai capita, può capita pure in altre parti insospettabili, eh. Una volta capitava solo in certi posti, mo capita, tempo capita dappertutto, ti rimane, sai quante sere è successo a Roma, gente che si sparava e ci rimaneva in mezzo qualcuno che non c'entrava un cazzo, pure quello è brutto forte, eh. Per carità. No, poi a me sono cose che mi danno veramente da pensare. Veramente da pensare mi danno. Cioè, per quello dicevo. Ciao verde. No, ci è arrivato, ci è arrivato. Con calma. Devo capire perché quelli c'hanno le cose verdi. Forse perché sono... non lo so perché. C'avevano un qualche tipo di differenza da quelli normali. Quello sì, forse. Ma tu lo conoscevi o l'hai letto? Ah sì, però se mi hai fatto l'esempio, dico, lo conoscevi come personaggio, dico. Sì, ok. Io no, io ho visto proprio l'articolo del l'articolo del giornale con la foto e la notizia, ho letto tutto, però non avendoci quel social lì. Cazzo, non sapevo io.
Bravissima. Attacco in salto non fallisce mai, se lo vi. Mi serve. Ah, scoppia prima perché non sta a distanza giusta, guarda. Sta a distanza giusta, scoppia prima, non mi prende. Mo sì però. E coglione. Scusa, così poco io sto a fare. No, oh, andiamo. Tre colpi per una vedetta, mi parano un po' troppi. Quell'arco lo devo ricomprare comunque. Quello è l'unico che è rimasto di quelli più vecchi. La risalimo, piano piano, senza farci sgamare. Ultima parola dei famosi. Però scendo che c'ho più spazio di manovra, dai. Scendi. No, no, ma rimani là, tranquilla. No, rimani là. Tre ore a premere cerchio per farla scendere. Mica scendeva, eh. In quei casi è meglio fare un salto al contrario e staccarsi, ma non ci ho pensato. 35. Quasi quasi io oggi vi abbandonerei un po' prima. Questo non va male. Vado a prendere un altro pezzo. Invece di riannare sulla montagna ne prendiamo un altro di pezzo. Sarpiamo là sotto. Allora aspetta, va, famo così. Perché quel pezzo è da ponderare bene. Da ponderare molto bene. Richiamo la macchina. Io poi odio richiamare le macchine per questo motivo qua, sto gioco. Perché c'è il fischio. Massacrante. Stasera Dark Souls. Stasera alle 21 Dark Souls. Non so ancora bene dove voglio andare. Se andare da Nito. Oppure se andare a New Londo. Oppure non lo so. Boh. Mo vedo. Mi farò consigliare. Devo prendere delle cose prima di partire. Ci divertimo sicuramente, spero. Sono un po' più fiacco del solito, ripeto, sono un po' più stanco perché ho appena smesso di lavorare e ho riattaccato qua praticamente. Poi vabbè, diciamo che la forma è quella che è. Dove stiamo? Andiamo? Di qua. Vieni tu, vieni qua. Vai venire, eh? C'è il posto tuo là, dai. Io ho dovuto mettere due posti separati perché sennò se litigavano un posto solo. Ma una di qua e uno di là. Sembra un'esposizione felina, sembra. No, ma non sto a fa proprio benissimo, eh. Dai, aiutami, aiutami, Ferrariete. Questo perché c'ha le cose verdi? Non mi devo ricordare sta cosa qua perché loro c'hanno sta luce verde. Fermo restando che sono strane le macchine qua, eh. Sono diverse. Porca miseria. E fa un culo. Ammazza che sganassoni, porco. Che... Vabbè, dai. Possiamo andiamo, mi sa. Va bene così oggi, dai. Ho fatto un po' un 20 minuti di meno. Ci possiamo stare, dai. Cioè... Spero. Stasera dai, ci vediamo alle 21 con Dark Souls. Anche perché voglio sistemare Stream Elements. Non mi piace il fatto che sia così incompleto il canale. È una cosa che mi dà fastidio. Perché poi devo fare SEO a chi viene, chi non mi piace che non funzioni. Quindi io mi metto a fare sta cosa qua e capitemi. È pure per quello che voglio interrompere un quarto d'ora prima. Ci vediamo alle 21 con Dark Souls, dove decideremo bene il destino della nostra Lydia. Uno dei personaggi più brutti che ho mai fatto in vita mia. Però vabbè, ripeto, Dark Souls non è che sia proprio rinomato per averci un bel editor. Buona cena, buon proseguimento a chi non ci vediamo. Grazie a chi è passato per la comprensione di non avergli potuto fare l'SO. Bella.